Gli ambulanti di Corso Mazzini ad Ancona hanno lasciato vuoti i loro banchi e sono saliti in protesta a Palazzo del Popolo per avere un confronto con il sindaco Gramillano prima della data ufficiale, quella del 15 aprile. Fischi e striscioni per non perdere il posto di lavoro nel Corso Vecchio di Ancona, dove però minerebbero la sicurezza per la vicinanza con il tribunale, secondo il Palazzo di Giustizia. Da giorni si parla di uno spostamento di massa delle bancarelle in Piazza Pertini, al quale gli ambulanti si oppongono fortemente. No alla bancarella sopra i gas di scarico di un parcheggio, dicono. Il sindaco ha mostrato apertura a diverse ipotesi su cui lavorare. Uno, non mettere in mezzo alla strada nessuno. Due, prendere in considerazione anche la sicurezza. Non vuole dire no a Piazza Pertini. Io voglio essere chiaro con voi, perché se io vi dico vi porto tutti in Piazza Roma, probabilmente siete contenti, però direi, signora, mi scusi, direi una cosa semplicemente per mandarvi via. Al vaglio la possibilità di spostare le bancarelle nella parte bassa del Corso Vecchio fino alla fontana di Piazza Roma, con accorgimenti per rendere più attraente la zona per i croceristi. Si parla anche però di un possibile trasferimento dei banchi di Piazza Cavour in via Menicucci. Comunque ancora tutto in ballo, sia Piazza Pertini, Corso Mazzini e Piazza Roma. Un progetto di riqualificazione per Piazza Pertini non è per ora, ma potreste accettare? No, Piazza Pertini per noi sarebbe la fine. Un bel progetto su Piazza Pertini da costruire nel tempo incontra invece i favori della Confesercenti. Ma questo vuol dire con i servizi, con una bella piazza, con i parcheggi per i furgoni. Bene le rassicurazioni del sindaco, ma adesso si facciano proposte concordate, dice il consigliere comunale del PDL Giacomo Bugaro, che si mette a disposizione per creare una commissione mista con rappresentanti degli ambulanti, consiglieri e assessori per giungere presto ad una soluzione. Duca di Sinistra per Ancona propone di discuterne in consiglio comunale. Soltanto un mese fa questi signori della maggioranza volevano fare 100 posti auto in Piazza Pertini, cioè non è che un giorno si decide una cosa, il giorno dopo via spostiamo, trasloco, non sono decisioni da dover prendere a cuor leggero e soprattutto che se ne discuta in consiglio comunale, non nelle segrete stanze.